Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Fondazione CRC porta a Cuneo il papiro appena restaurato dal Museo Egizio. La presentazione si è tenuta negli scorsi giorni presso lo spazio innovazione della Fondazione CRC. Sentiamo il commento del vicepresidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola. Oggi chiudiamo un po' il cerchio di tutte quelle che sono state gli eventi artistici del 2021. Siamo partiti da Mondovì, poi ci siamo spostati a Bra, ad Alba, abbiamo poi in questo momento attiva la nostra mostra, diciamo, su tutte quelle che sono le nostre opere all'interno di San Francesco. Abbiamo appena terminato quella che è stata la più grande mostra itinerante Cuneo Provincia Futura e oggi inauguriamo questa importante collaborazione con il Museo Egizio. Siamo felici e orgogliosi di poter esporre un pezzo unico che è stato restaurato grazie al nostro contributo, e questo vuole ancora di più rinforzare quello che è la nostra collaborazione insieme al Museo Egizio. E a parlarci della mostra Satira e Humor nell'antico Egitto, il papiro erotico satirico restaurato, è proprio il direttore del Museo Egizio di Torino, Cristian Greco. Sono davvero felice oggi di inaugurare un punto d'inizio, perché questo secondo me è un inizio e non un arrivo, di una collaborazione iniziata qualche anno fa fra Museo Egizio, Fondazione CRC e CRC Innova, che secondo me va proprio nella direzione di quella che io definisco la cura del patrimonio, ovvero la conservazione fisica di uno dei documenti più importanti che noi abbiamo, il cosiddetto papiro erotico satirico, che con cura è stato restaurato ed è stato riportato al suo splendore originario. Però la conservazione del patrimonio passa anche dal radicamento della conoscenza di questo nel territorio. Ecco quindi che nello spazio innovazione c'è un'esposizione che è supportata anche dalle nuove tecnologie, che permettono di fare un viaggio immersivo all'interno del papiro, di capirne il suo restauro, di capirne la sua contestualizzazione. Questo è il modo più importante per prendersi cura del patrimonio, perché curare il patrimonio significa conservarlo fisicamente, ma fare in modo anche che la memoria di esso si radichi nel territorio. Il papiro è molto singolare, innanzitutto per le satire, la società che viene rovesciata, gli animali che prendono il posto degli uomini, e soprattutto è molto interessante perché vi sono questa successione di immagini uno dopo l'altro che ci esprimono questi cambiamenti della società e fanno anche vedere poi aspetti erotici che quando il papiro venne visto per la prima volta in realtà non furono subito compresi, perché ci facevano vedere un'immagine diversa da quella stereotipata dell'Egitto. L'evento è stato organizzato e promosso da Fondazione CRC e CRC Innova. Sentiamo quindi anche il commento del direttore di CRC Innova, Michelangelo Pellegrino. Abbiamo avuto l'incarico dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo di organizzare questo evento, che riteniamo importante per la città, ma riteniamo importante per tutto il nostro territorio. Oggi abbiamo un'attesa non indifferente sia da parte dei cuneesi, di tutta la provincia, di tutta la regione, ma abbiamo già anche prenotazioni che arrivano dalla Liguria e dalla vicina Lombardia. Insomma, quindi un evento che sicuramente lascerà una traccia, un segno importante in occasione di questo anno della ripresa, non solamente sulla città di Cuneo, ma sull'intera regione. La cultura fa parte di quel richiamo turistico che la nostra città ben ha impostato e che noi speriamo di contribuire a mantenere vivo. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.